E le cronache dai bagni ci portano nel 1965. Questa è la nostra playlist. Quel giorno chi c'era nella classifica dei dischi più gettonati? Alla posizione numero 3 un trombettista, compositore, Nini Rosso, con un adattamento pop del classico Silenzio Militare. Sentite un po' cosa andava di moda. Buonanotte a te che sei lontano. Giugno 1965, un giorno importantissimo per Genova. Guardate chi si esibisce alla Fiera del Mare, arrivano loro, i Beatles, con due concerti in un giorno. Al pomeriggio fanno 5.000 spettatori, alla sera 15.000, arrivano loro, i Baronetti, ed è un grande successo. Alla posizione numero 2 una superstar internazionale che, pensate, venne in Italia interpretando la sua canzone, il suo grande successo Downtown, premiato con dei Grammy, in italiano. Lei è Petula Clark, la canzone era Ciao Ciao, numero 2. Il giorno che partirò alla stazione verrai la mano tua agiti. Ciao ciao, io sto per piangere. Ciao ciao, il treno va in grido. Ciao ciao, non ti scordare di me. Ciao ciao, diceva Petula Clark. Quel giorno sul giornale, guardate, c'è questa storia: la piccina abbandonata a Villa Borghese. Cercano i genitori di questa ragazzina, di questa bambina, scusate, neonata, lasciata a Villa Borghese. Più in avanti si scoprirà che i genitori ebbero una sorte tragica, e quella bambina oggi è una scrittrice, Maria Grazia Calandrone, che ha raccontato questa incredibile storia nei suoi libri. E al primo posto invece un classicone, Jimmy Fontana, con una canzone cantata in tutto il mondo in diverse lingue. L'arrangiamento era curato e si sente dal grande Ennio Morricone. Numero 1 nel 65 c'era Il Mondo. La notte insegue sempre il giorno.